I bei gesti fortunatamente non avvengono solo a Natale, c'è chi li compie tutto l'anno senza far rumore e senza pensarci un attimo quando accade un'emergenza. È il caso di due poliziotti in servizio alla Questura di Venezia che lo scorso 8 dicembre non hanno esitato a gettarsi in acqua per salvare un ragazzo non proprio lucido che era finito in canale. Ho ricordato questo episodio perché secondo me è un episodio che merita particolare attenzione e merita di essere sottolineato. Si tratta di due operatori che nella circostanza facevano un pattugliamento nella zona centrale di Venezia e che all'altezza del ponte dell'Accademia hanno fatto questo intervento. Si tratta di due operatori che hanno sei mesi di servizio in polizia e quindi tutto questo testimonia intanto la preparazione professionale dei colleghi, ma testimonia anche il loro coraggio. Un coraggio straordinario, consentitemi di sottolinearlo, perché i ragazzi hanno salvato una vita umana che certamente in quella circostanza, episodio che certamente in quella circostanza avrebbe avuto un esito diverso, perché quando gli operatori si son gettati in acqua per tirarlo fuori, l'uomo era già prono, completamente sommerso dall'acqua e infatti quando poi è stato portato fuori, è stato necessario fare delle manovre per riportarlo in sé. E capite che far questo l'8 dicembre in acqua, nella laguna di Venezia, in tempo di notte, è un'operazione che richiede un particolare coraggio. Permetto che sia un bel bagno fuori stagione, perché sono un po' fresco, però l'importante è stato salvare una vita umana, che una vita umana chiunque esso sia è sempre importante, e mi sono sentito veramente bene a fare questo gesto insieme al mio collega di Trapano, e se non c'era lui penso che non ce l'avrei fatta. È stato veramente, anche se non mi daranno medaglie, questa è una medaglia che mi serpente all'anima e me la porterò forse in un'altra vita, e mi sento bene con questo gesto che ho fatto. Un collega non ha esitato un momento, si è buttato subito come ha visto la persona in acqua e tramite una cooperazione di squadra siamo riusciti poi a portarlo su a riva. Abbiamo cercato di, siccome non respirava, era privo di sensi, abbiamo fatto in modo tale che buttasse l'acqua che aveva ingerito e poi la persona si è rialzata, se n'è andata senza dirci un grazie, però l'importante è il gesto che ci siamo portati noi a casa. Dove è successo? Al ponte dell'Accademia, l'8 dicembre intorno all'1:15 di notte. Ve ne siete accorti voi che? Sì, eravamo là di pattuglia, abbiamo sentito il tonfo dal ponte, abbiamo sentito cadere in acqua qualcosa, siamo scesi subito a vedere, abbiamo trovato la persona rivolta con la faccia dentro l'acqua, e si stava già anche allontanando dalla riva, quindi stava andando verso il mare aperto.